Ciao creativi, ben arrivati alla seconda lezione di acquerello per principianti. La volta scorsa abbiamo visto quali materiali utilizzare e i primissimi passi per utilizzare l'acquerello. Oggi invece parliamo di tinte e colori, perché una domanda che mi viene fatta spesso ai miei corsi per chi inizia ad utilizzare per la prima volta l'acquerello è proprio come creare diverse tinte, più chiare, più scure, più sature, meno sature, ma anche proprio come miscelare i colori tra di loro. Quindi andiamo proprio a vedere attraverso un esercizio che è il più utilizzato in assoluto, e cioè il cerchio dei colori. Solitamente quando facciamo questo esercizio risulta un po' noioso, però siccome i veri creativi riescono a rendere un'opera d'arte qualsiasi cosa, allora proviamo a creare il cerchio dei colori però con un po' di fantasia in più, andiamoci a giocare un po' anche nelle forme. Perciò pennelli alla mano e subito al lavoro. Allora, solitamente il cerchio dei colori viene fatto in questo modo. Questo è il disegno classico, può cambiare qualcosina, ma più o meno il disegno è questo. Andiamo quindi a realizzare gli stessi tipi di colori, naturalmente, perché il senso dell'esercizio è mantenere quelle tinte, però con delle forme diverse. Poi voi potete farle come volete, giocate proprio di fantasia, fate degli esperimenti. Io ho già fatto una traccia a matita molto chiara. E abbiamo al centro i tre colori primari. I primari sono il rosso, il blu e il giallo. Quindi per prima cosa andiamo a colorare questi tre cerchi, ho disegnato tre cerchi con i tre colori primari. Come vedete, il rosso è un rosso magenta ed è importante che sia questo perché altrimenti non riusciremo ad avere un violetto che faremo più in là acceso. Quando usiamo l'altro rosso, ad esempio il cadmio, invece del violetto, mescolandolo col blu, verrà fuori una sorta di marrone, quindi mi raccomando, partiamo col magenta. Ok, puliamo il pennello e andiamo a prendere adesso il giallo. Ok, fatto il giallo, puliamo ancora il pennello e passiamo al blu. Perfetto. Adesso lasciamo asciugare. Adesso passiamo ai colori secondari, che sono quelli che nascono dall'unione dei primari. Ad esempio, unendo il rosso e il giallo verrà fuori l'arancione. Unendo il giallo e il blu verrà fuori il verde. E unendo il blu e il magenta, rosso magenta, verrà fuori un violetto. Questi sono chiamati colori secondari, quindi andiamo a crearli proprio partendo dai colori che avevamo prima, quindi il magenta insieme al giallo, e dipingiamo di arancio. Vedete che io sto facendo delle forme diverse rispetto a quelle che si fanno di solito per il cerchio dei colori, giusto per dare un tocco personale all'esercizio, altrimenti diventa davvero noioso, soprattutto per me ripetitivo. Ok. Questo è arancio. Adesso andiamo invece ad unire il giallo e il blu per creare, come abbiamo detto, il verde. Quindi sempre dalla tavoletta prendo lo stesso blu e aggiungo il giallo. Ok, ci siamo. E per finire uniamo il magenta e il blu per creare il violetto. Ed eccolo qua, un bel violetto. Ok. Anche a questo punto lasciamo asciugare. Ok, abbiamo detto quindi colori primari, colori secondari. Adesso dobbiamo ripetere i colori primari qui all'esterno, come se ci fosse proprio un cerchio esterno. Quindi qui il rosso, qui il blu, in corrispondenza proprio di ogni colore. Qui il giallo e poi ripetiamo anche i secondari. Qui l'arancio, qui il viola e qui il verde. Andiamo proprio a farli.
Adesso lasciamo asciugare, dopodiché passiamo ai colori terziari. Cosa sono i colori terziari? Sono quelli che stanno in mezzo tra, in questo caso, il primario e il secondario, cioè questo arancio può essere più scuro e più carico di rosso se nella miscela di giallo e rosso c'è più rosso che giallo. Da questo lato invece, visto che andiamo verso il giallo, sarà un arancio più chiaro perché avrà appunto nella miscela del rosso e del giallo più giallo che rosso, e così per gli altri colori. Quindi qui avremo un verde con componente più gialla e qui un verde con componente più blu. Ancora qui avremo un viola con componente più fredda, più blu, e qui un viola con componente più calda, cioè più magenta. Andiamo proprio a farlo in questo modo, è un esercizio utilissimo perché andiamo proprio a miscelare i colori tra di loro e vedere come cambia la tonalità, la saturazione, e anche facendo proprio la miscela dei colori ci rendiamo conto come se mettiamo più acqua che pigmento il colore sarà più chiaro, mentre se mettiamo molto pigmento il colore sarà più intenso, ok? Quindi andiamo a fare anche questa parte dell'esercizio. Vedete come l'arancio è molto scuro, è proprio molto vicino al rosso come colore. Aggiungiamo invece adesso del giallo in più, quindi più giallo che rosso, e avremo un arancio molto più chiaro. Eccolo qui. È un arancio molto più vicino al giallo. Facciamo la stessa cosa adesso con il verde. Vedete come mettendo più giallo che blu abbiamo un verde un po' più acido e più chiaro, mentre aggiungendo del blu al verde avremo un verde più scuro. E finiamo con il violetto. Vedete come il viola è molto molto freddo e molto vicino al blu. E adesso andiamo a riscaldarlo aggiungendo invece del magenta. A questo punto abbiamo il nostro cerchio dei colori con le varie tinte. Poi possiamo naturalmente fare tutti questi colori un po' più chiari aggiungendo acqua o un po' più scuri facendo un secondo strato con lo stesso identico colore, perché con gli acquerelli possiamo lavorare proprio su livelli, su strati. Perciò se prendiamo lo stesso magenta che abbiamo utilizzato qui e visto che è asciutto andiamo a fare un secondo strato, avremo un magenta ancora più scuro, più carico. Se invece vogliamo schiarirlo, appunto, andiamo ad aggiungere acqua. Adesso per rendere questo esercizio un po' più carino andiamo a giocare con un pennarello nero, perché è una tecnica che viene tanto utilizzata in acquerello ed è utilissima per fare bigliettini, segnalibri, oppure card, cioè di decorare macchie di acquerello oppure forme definite come queste con una penna a inchiostro nero. Andiamo a vedere subito. Allora, la penna nera che ho io è questa qui della Koinor, una 01 mm. Partiamo con i tre cerchietti centrali e andiamo a decorarli a fantasia. Ok, a questo punto ho deciso di disegnare tre pesci diversi su queste strisce colorate, perché questa forma allungata mi ricordano dei pesci, ma naturalmente voi potete disegnare quello che volete. Ecco, ho aggiunto anche qualche dettaglio ai pesci
e adesso vado a trasformare in foglie tutte queste gocce di colore. Ecco finito il nostro cerchio dei colori. Sono curiosissima di vedere anche i vostri, quindi se volete taggate Bloomy Mind sui vostri cerchi dei colori, decorati e fantasia. Spero vi sia piaciuto come esercizio, seguitemi per le altre lezioni e buona creatività!